Oddio, che sta succedendo? Oddio, Chiara, ti senti male? Senti, troppo. Questa ragazzina, che è un'amica di Martina, non ha i genitori, quindi... Zia Lori, sei innamorata di questo qua. Poi qua c'è un anello con serpente che ha gli occhi di diamanti. Ma perché mi devo mettere in piedi? Ascolta me, tu azzare. Tu vuoi diventare mia moglie? Martina! Cuoricini, cuoricini, ho troppa ansia, non sapete che cosa è successo? È arrivata la polizia, mi ha buttato la porta a terra! E sapete perché? Perché stava cercando Luca, l'ho dovuto nascondere! Sì, perché vabbè, comunque potete vedere la storia nel video precedente. Adesso devo provare a chiamare Michelle, l'amica di Martina, perché forse questa Michelle è la figlia di Luca, lo dobbiamo scoprire! Adesso la devo chiamare, la devo fare venire qui! Ma comunque nel frattempo la zia Lori sta cucinando insieme a Luca e insieme a Martina Missy! Vediamo un po' che cosa stanno combinando. Martina! Allora, cosa cucinare? Con Martina, quante cose piacere? Cosa vuoi? Voglio gli spaghetti con pomodoro. Spaghetti con pomodoro, Italia! Evviva! Fare qua, dove è spaghetto? Pentola. Pentola, ok. Pentola, acqua. Fare spaghetti con secondo cosa volere? Solo spaghetti? Sì. E la cotoletta? Anche. Anche cotoletta, va benissimo. Allora, speriamo che questo sta cucinando bene. Sì, sì, sarà bravissimo, ne sono sicura. Allora, prende Martina due spaghetto qua, mamma dove tenere spaghetto? Aspetta, me lo ricordo bene. Sopra. Sopra dove? Aspetta. Dove? Spaghetto piace piccante? Sei più alto. Ma perché ridi? Che ho detto io? Ma va! Piccanto! Piccanto dire! Piccante! Piccante! Bravo! Ok! Scusate, ma che state facendo? Mi state buttando a terra una cucina che state smontando! Stiamo cucinando! Perfetto, perfetto! Pomodoro! Vuole cucinare anche il piccolo leone, è cortesemente! È cortesemente, non incendiate la cucina, ok? Vai, vuole cucinare pure leone! Ok, leone! Prendi il tuo spaghetto! Mamma, ma questo qua vuole fare gli spaghetti piccanto. Piccanto? Ma si dice piccanti! Sì, ma sì, adesso è piccante. Piccante! Piccante, si dice piccante. Ecco gli spaghetti! Allora, vorrei dirti una cosa, Luca. Sì. Ok, allora, però per favore non ti fare venire l'ansia come le ultime volte, ok? Stavolta farò veramente venire Michelle, la sto chiamando. No. E lei sicuramente oggi verrà, quindi la conosce. C'è la festa! Sì, mangiare! Quando viene mia figlia? Sì, tua figlia, non lo sappiamo se è tua figlia. Dobbiamo vedere se lei. Aspetta, però tu non voglio che ti illudi, Potrebbe anche non essere lei, mettilo in conto. Devi. E dai, non essere triste adesso. Mamma mia, zia, fai qualcosa. Che è triste? Adesso, scusa, perché vedi dopo? Non adesso. Adesso, ragazzi, no, io ho speranze. Vabbè ragazzi, io vado a chiamare a Michelle, voi continuate a cucinare. Facciamo spaghetti. Pomodoro. Tanto pomodoro. Mamma mia ragazzi. Ragazzi, che casino che fanno questi americani però. Allora, va bene, allora. Adesso telefono a Michelle. Ragazzi, lasciate almeno 1000 like a questo video perché questa volta ci sarà il vero incontro tra Michelle la teppista e tra Luca l'autostoppista investito, ok? Adesso lo chiamo. Shh, fate silenzio che devo fare una chiamata. Mamma mia, come fanno caciara tutto il tempo. Allora la chiamo. Ecco, squilla. Pronto, Michelle, finalmente mi hai risposto. È 2 giorni che ti chiamo. Allora qui sta succedendo un casino. Sì, allora c'è un ragazzo qui. Sì, ti vuole conoscere. E perché ti vuole conoscere? Perché c'è un motivo. Tu però devi venire qui. Sbrigati, perché è anche venuta la polizia. No, ma non ti preoccupare. Non per te la polizia. No, assolutamente. La polizia è venuta. Poi ti spiego. E sbrigati, prima che ritorna la polizia. Devi venire perché ti devo dire una cosa importantissima. Ti prego, dimmi che vieni oggi. Sì, stai arrivando. 20 minuti e sei qua. Perfetto. Ti stiamo aspettando adesso. Adesso vado a dare la notizia a questo ragazzo. Sì, tranquilla. Ci vediamo dopo. Perfetto, ciao. Sì, cuoricini, ce l'ho fatta. Michelle mi ha detto che sta per arrivare. Sta venendo. Lo vado a dire a Luca. Sarà felicissimo. Ma cuoricini, ma speriamo che questa Michelle sia davvero la figlia di Luca. Speriamo. Vado.
Sì. Luca, vieni, vieni, che ti devo dire una cosa, vieni. Allora, però stai calmo, stai calmo, sì. Stai calmo. Allora, finalmente oggi verrà qui Michelle. Sì, grazie mamma, sì, sì. Grazie. Sì. Oddio, oddio, che sta succedendo? Oddio, che è? Ti senti male? Siediti, siediti. Sì, troppa emozione. Siediti, siediti. Questo è un mancamento, sì. Voglio l'acqua. Tranquillo, tranquillo, aspetta, prendiamo l'acqua. Prendiamo l'acqua, aspetta. Aspetta, stai tranquillo, vieni, vieni, tranquillo. Grazie, mamma, grazie. No, ma tranquillo, ma perché fai così? Troppa emozione, io essere felice, vedere mia figlia finalmente. No, però tesoro mio, non lo sappiamo se è tua figlia. Noi pensiamo che sia lei perché ha lo stesso nome di tua figlia e dobbiamo vedere, e perché questa ragazzina, che è un'amica di Martina, non ha i genitori, quindi noi pensiamo che sia lei, però... Okay. E poi perché lei dice di avere il papà americano, che non lo vede da tempo, quindi è possibile che sia tu. Però restiamo calmi, ok? Dobbiamo valutare bene. Grazie, mamma, grazie. Ti senti meglio? Ti senti un meglio? Va bene, zia Lori, mi raccomando, aiutalo. Ok. Ma non troppo, però, non troppo. Cioè, aiutalo, però, sempre mantenendo le distanze, ok? Dai, cuciniamo, Luca. Zia Lori, sei innamorata di questo qua. Lo avete visto nei video precedenti? Che si sono pure baciati! Avete visto il video precedente? Si baciano e quello lì, si sono pure baciati! Vabbè, comunque sono molto carini. Devo dire che questo ragazzo è veramente molto carino. Sì. Anche se la polizia lo sta cercando. Però poi vi spiego, poi vi spiego. Luca, Luca, ti devo dire una cosa. Dimmi, Martina. Andiamo di là, vieni. Ok. Martina! Luca, Luca, vieni, vieni, siediti, che mi è venuta un'idea brillante. Idea brillante? Cos'è idea brillante? Allora, io ho pensato che se Michelle non ha una mamma, ma ha un papà, sì? Tu potresti trovare una mamma per Michelle. Buona idea, Martina, brava. E allora, perché non ti sposi la zia Lori? Perché la zia Lori non ha figli? Potrebbe essere la nuova mamma di Michelle. Non solo, diventeresti anche mio zio. Bellissima idea. Ora ho fatto da zia Lori e dico questo. Ma secondo te zia Lori si sposa con me? Sì, sì, non ti preoccupare. Ci parlo io se ti dice no. Grazie Martina, vado subito. Cuoricini, ma vi piacerebbe se Luca diventasse mio zio? Scrivete nei commenti e lasciatemi un like. Fare proposta serve anello di fidanzamento. Ora chiedo a Martina. Martina! Martina! Ma che c'è? Io non avere un anello per fare proposta. Ma non ti preoccupare. Allora, prendi quello di mamma. Oh, bella idea. Grazie Martina, sempre grazie. Ma io non so dove tiene anello tua mamma. Allora, lo tiene sempre nella sua mano. Quando lei è girata, da nascosto, noi lo dobbiamo rubare. Ma sei sicura? Così mamma ti si arrabbia. Non ci facciamo scoprire. Così no, Martina. Allora mi è venuta un'altra idea. Prendiamo quello che c'è nella cassaforte di quando mia mamma era giovane e mio papà era giovane, che si erano sposati, e c'era quell'anello. Avevo un mio amante così luccicoso. Ok Martina, prendiamo questo, ma solo in prestito. Andiamo. Quelcini, non scrivete mamma T che stiamo rubando il suo anello di fidanzamento. Per favore cuoricini, non dite nulla. Andiamo Martina. Andiamo Martina. Ma che cosa state facendo? Cosa avete fatto sopra? Niente mamma. Io ho fatto vedere soltanto un mio giochino. Ah, va bene, dai, sbrigatevi, sbrigatevi, che tra poco arriva Michelle. Dai, forza, forza, che si deve mangiare. Fra poco arriva Michelle. Madonna mia, Luca. Per un pelo. Hai ragione Martina. Meno male. Ma stiamo facendo la cosa giusta? Sì, tu
sposare la zia Rosa, così diventi mio zio. E Michelle diventa mia cugina. Yes, 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 yes. Allora, qua c'è una monetina di una collana quando mia mamma si è sposata. Poi qua c'è un anello col serpente che ha gli occhi di diamanti. Era proprio questo l'anello. Ok, questo può andare, Martina. Bellissimo, mi piace. Grazie, Martina. Aspetta, è una cosa. Sì. Intanto ti do pure questo. No, 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 va bene questo. Per loro uno va bene anche. Luca, Luca, vai, vai, buona fortuna, vai, forza. Grazie, Martina, vado. Zia Lori, devo dirti una cosa, puoi venire per favore? Sì, sì, arrivo, sto arrivando. Vieni subito, per favore. Va bene, sto arrivando. Luca, ma dove siete stati tutto questo tempo sopra? Che avete fatto? Abbiamo giocato. Io devo parlare con te. Per favore, siediti, siediti. Ma che cosa dovrà dirmi? Allora, io ora devo dire una cosa a te molto importante. Tu ascoltare me. Ok, dimmi. Allora, tu sai che io, un ragazzo padre americano, in cerca qui di mia figlia. Allora, io, tu sai che io non ho mamma per mia figlia, quindi cercare mamma per mia figlia. Non capisco cosa vuoi dirmi. Allora, io ho pensato, Sam, aspetta, tu alzare, meglio che tu alzare. Ma perché mi devo mettere in piedi? Ascolta me, tu alzare. Pulisci, speriamo che va tutto bene. Adesso tu ascoltare me bene, ok? Tu vuoi diventare mia moglie? Oh, scusa, scusa, squilla il telefono. Devo rispondere. Come rispondo? Adesso ti rispondo, però devo aspetta. Rispondere. Il lavoro è importante. Pronto? Ma che cosa sto facendo, zia Lori? Luca, Luca, ma cosa è successo? Hai fatto andare la zia. Che cosa gli hai detto? Martina, ho sbagliato tutto, non dovevo fare questo, non dovevo fare. Io ora vado, io faccio una passeggiata. Io devo riflettere, devo pensare. Ho bisogno di stare un po' solo, ok Martina? No, no, Luca, non devi andare. Resta qui, ascolta me. No, no, ma io torno subito. 2 minuti di tempo che riposo il cervello, ok? E va bene. Ah, Martina, penso che questo non serve più. Com'è possibile che mi stressano a qualunque ora, tutti i giorni, sempre da lavoro? Marti, ma dove è andato Luca? Mi stava dando un anello. Io sono dovuta scappare per rispondere da lavoro, ma dove è andato? E lui ha pensato che non lo volevi e sono andato via a farsi una passeggiata. Com'è possibile? Com'è? Perché ha pensato questo? Allora, ragazzi, hanno suonato la porta! Forse è Luca? Luca, no, ma Luca era qui, perché Luca dov'è? È uscito? No, era qui. È uscito? No, come è uscito? Aspetta che vado a controllare, perché sarà Michelle, vado a controllare, vado a controllare. Ah sì, Michelle, ragazzi, ragazzi, è venuta Michelle! Entra Michelle! Oh, curici, questa istituzione si sta mettendo male. Luca se n'è andato e Michelle è arrivata. Curici, iscrivetevi al canale se volete vedere come va a finire.